Ben ritrovati a questa nuova edizione di Area Agro, il format che racconta l'agro nocerino. Partiremo con la pagina politica, con la presentazione dei candidati a sindaco nella città di Pagani. Si sono presentati ufficialmente, tra gli altri, Angelo Grillo e Massimo D'Onofrio. Parleremo poi di inquinamento elettromagnetico, della questione dei ripetitori, delle antenne. È scoppiata una guerra a Corbara e sono stati nominati degli esperti dall'amministrazione comunale per fare luce sui possibili rischi. E poi andremo a Nociara Inferiore, dove finalmente si prepara a cambiare volto Piazza del Corso. Infine torneremo a Pagani per un'iniziativa di solidarietà targata Circolo Unione di Nerwil. Insieme hanno raccolto fondi per donare un forno alla mensa di Tommaso. Ci riprova Angelo Grillo, l'ex sindaco della città di Pagani ed ex assessore regionale, si candida a sindaco. La mia, ha detto, è una candidatura al servizio della città e al servizio dei giovani. Un vero e proprio bagno di folla alla sua presentazione. Riaccendere la speranza nei giovani, risanare le casse dell'ente, rilanciare le attività produttive. Queste alcune delle priorità di Angelo Grillo, candidato sindaco di PD, PSI, Progetto Comune, Lista Pensionati e delle liste civiche Pagani in Movimento e La Città. In una affollata sala della caffetteria Vergati, Grillo ha lanciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Pagani ed ha illustrato alcuni dei punti cardine del suo programma. Al suo fianco i vertici provinciali dei partiti che lo sostengono e i promotori delle civiche, in platea numerosi cittadini non solo di centrosinistra e i deputati del PD Tino Iannuzzi e Fulvio Bonavitacola. In prima fila anche l'ex rettore dell'Università di Salerno, Raimondo Pasquino. Grillo, parlando al folto pubblico, ha trasformato in punti di forza le critiche che pure gli sono state mosse negli ultimi giorni: il trasformismo, i trascorsi politici e l'età matura. Il candidato sindaco del centrosinistra dunque non rinnega il suo passato, anzi lo esalta, e non solo a parole. L'incontro infatti si è aperto con un video che ripercorre parte della sua carriera politica. Tra gli scatti, quello al fianco di Papa Giovanni Paolo II, che accolse da sindaco a Pagani nel 1990. L'esperienza maturata negli anni, anche in giunta regionale, secondo Grillo, sarà l'arma giusta per rilanciare la città di Pagani, che attraversa un momento delicato, e per guidare i giovani e formare una nuova classe dirigente. Quando è stato il momento della decisione finale, quelli che mi hanno convinto veramente sono stati i giovani, i quali hanno capito, forse più di altri, che al di là dell'età, al di là delle appartenenze, al di là di tutto, serviva un'esperienza da mettere alla guida di questo paese per risanare le sue condizioni difficili, per rilanciare una sua ipotesi dello sviluppo e soprattutto per preparare una nuova classe dirigente. Alla fine degli anni Ottanta ereditò una poltrona da sindaco con tanti problemi, anche economici, finanziari per il comune. Ora lo stesso scenario di disastro economico, di problemi, ma forse ancora di più perché c'è una congiuntura economica negativa che lascia poco spazio alla speranza. Lei ha dato già la risposta, perché in definitiva la diversità delle condizioni sta proprio nella difficoltà congiunturale attuale. Per questo c'è bisogno di maggiore fantasia, c'è bisogno di maggiore impegno, soprattutto c'è bisogno di ridare credibilità verso l'esterno a questa città. La verità è questa, che nel corso di questi anni si è troppo chiusa su se stessa, non è nel piano di sviluppo di Fossa Imperatore, non è nel piano di sviluppo di Taurania, voglio dire, si era isolata, nessuno può pensare di vincere una battaglia di questo tipo da solo. Credo che se riusciremo a riportare Pagani nel centro del contesto generale avremo già fatto una grande operazione. Anche Forza Italia ha presentato il suo candidato Attilio Elettore, e nei giorni scorsi anche la presentazione del candidato sindaco Pietro Pisacane, che corre con la civica Pagani domani. Scende in campo anche l'ex assessore provinciale al turismo Massimo D'Onofrio, in corsa con Fratelli d'Italia ed alcune liste civiche. Vediamo la sua presentazione come è andata, si è svolta nella sala Astra del Multisala, La Fenice. Ha scelto la sala Astra del Multisala di Via Marconi per annunciare la sua candidatura a sindaco, Massimo D'Onofrio, che correrà con il supporto di liste civiche ma anche di Fratelli d'Italia. Al suo fianco, per il giorno del battesimo ufficiale della candidatura, l'onorevole Edmondo Cirielli, leader provinciale di Fratelli d'Italia, il presidente della provincia Antonio Iannone ed Aldo Cascone, che in un primo momento aveva annunciato la sua candidatura a sindaco sotto la bandiera di Fratelli d'Italia e che ha fatto un
passo indietro cedendo a D'Onofrio la sua lista, che si chiama con un nome simbolico Riscatto e Pacificazione. Una campagna elettorale, quella di D'Onofrio, che si muoverà su un doppio binario: anzitutto continuità, non si rinnega il passato, non si rinnega il primo tempo di un film che ha visto protagonista assoluto Alberico Gambino. Quell'amministrazione, hanno detto questa mattina tutti nei loro interventi, ha segnato per Pagani un momento di crescita e di rinascita, ma anche rinnovamento, perché accanto agli ex amministratori che tenteranno ancora una volta di conquistare una poltrona, uno scranno in consiglio comunale, ci saranno anche tanti volti nuovi. D'Onofrio ha anche annunciato quali saranno le linee guida della sua campagna elettorale, i progetti, i riflettori puntati sul mercato ortofrutticolo, sui PIP, sull'ospedale di Pagani, su una villa comunale tutta da ristrutturare per una città a misura di bambino, ma anche sulla riqualificazione dello stadio. Lui pensa in realtà alla costruzione di un nuovo stadio, ma ascoltiamo le sue parole. Bozza di programma già pronta, si parte dall'ordine, dalle regole, dalla disciplina, dalla pulizia come fenomeni ordinari, e vorremmo dare una scossa economica. Rilancio dell'area PIP, ex FATM, mercato ortofrutticolo, mercato rionale e chiaramente un polo di attrazione nel centro città per i nostri commercianti, qual è una nuova villa comunale dedicata ai bambini. Politiche sociali e ovviamente green economy e tutto ciò che chiaramente rientra in una politica di governo efficace ed efficiente. L'installazione di un ripetitore per la telefonia mobile ha suscitato molte polemiche nel comune di Corbara. L'amministrazione comunale del sindaco Pentangelo corre ai ripari e si affida a degli esperti, tra i quali il noto oncologo Antonio Giordano, per dei rilievi che possano appunto rassicurare la cittadinanza sui presunti rischi legati alle onde elettromagnetiche. Il comune di Corbara si affida a due esperti per fare luce sui rischi connessi alle onde elettromagnetiche, ma non solo. L'amministrazione del sindaco Pentangelo ha nominato il professor Antonio Giordano e il professor Luciano Mazzone, che costituiranno un tavolo tecnico per studiare tutte queste tematiche legate ai rischi ambientali. La decisione è stata assunta dopo le polemiche innescate dalla decisione del comune di dare il via libera all'installazione di un'antenna per la telefonia mobile in località Acqua Pentente. Quando il ripetitore è stato installato sono esplose le polemiche, c'è stata anche una presa di posizione delle minoranze che hanno presentato una interrogazione, e tanti cittadini anche in consiglio comunale per far sentire la loro voce. A margine della seduta sono stati tra l'altro approvati altri importanti punti all'ordine del giorno, in particolare il progetto esecutivo per la realizzazione del Civic Center. Perché si tratta di tutti i fondi che vogliono in qualche modo dare una struttura agli enti locali che non ce l'hanno. Abbiamo pronti bandi già pronti per la pubblicazione, affidandone la cura ad una centrale unica di committenza che possa supportare il comune nella predisposizione dei bandi, sempre per la massima trasparenza e la massima sicurezza possibile. E quindi diciamo siamo a buon punto, sembra davvero che siamo sulla buona strada. Non si spengono le polemiche su questa vicenda del ripetitore per la telefonia installato in questo comune? Stasera tra l'altro è presente un oncologo, un esperto, che insomma mostra cautela anche su questi impianti. C'è una letteratura ancora, diceva, insomma in embrione, giovane sulle vicende. I cittadini chiedono risposte, l'opposizione giustamente presenta la sua interrogazione, lei cosa dice? Io ho, nei giorni scorsi, nominato con due decreti sia il professor Antonio Giordano come consulente in materia di tutela ambientale e della salute, sia l'ingegner Luciano Mazzoni, che è cittadino anche lui, cittadino corbarese, esperto di ingegneria elettronica, proprio per monitorare non solo il problema dell'antenna, che oramai è diventato una sorta di casus belli, ma anche diciamo tutti gli altri sistemi di rischio che possono esserci per la comunità. Cambierà volto Piazza del Corso a Nocera Inferiore, a breve l'avvio dei lavori, ad annunciarlo il sindaco Manlio Torquato. È stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori di rifacimento di Piazza del Corso. La consegna dei lavori alla ditta, la Tecnosud Costruzioni SRL, è prevista tra una decina di giorni. L'importo dei lavori ammonta a circa 257.000 euro. Quanto occorrerà per modificare l'aspetto della centralissima Piazza del Corso, da anni oggetto di critiche per la presenza di quello che è considerato un fosso di scarica, dove sono conservati i resti di un'antica edicola funeraria venuta
alla luce durante gli scavi per l'abbattimento dei vecchi edifici di Corso Vittorio Emanuele nel dopo terremoto dell'80. Sarà eliminata anche la struttura, che viene chiamata Muro del Pianto, situata ai confini tra piazza e corso. Un restyling che restituirà dignità a un sito centrale della città, molto frequentato e circondato da attività commerciali di notevole richiamo. Arriva un nuovo forno alla mensa di Tommaso a Pagani. La donazione è stata effettuata dal Circolo Unione di Pagani e dall'Inner Wheel di Nocera Inferiore, che a fine febbraio hanno promosso un torneo di burraco, hanno raccolto 1.700 euro e hanno voluto regalare questo elettrodomestico così atteso da volontari e chef della mensa per dare un segno tangibile e concreto di solidarietà. Un nuovo forno per la mensa di Tommaso a Pagani. L'elettrodomestico è stato acquistato con le somme ricavate da un'iniziativa di solidarietà targata Circolo Unione di Pagani e Inner Wheel di Nocera Inferiore, che hanno promosso un torneo di burraco con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla mensa dei poveri, venuta alla luce un anno fa in via Matteotti, grazie a Don Flaviano Calenda, parroco della Chiesa del Corpo di Cristo e dalla Caritas. Abbiamo fatto un piccolo bilancio e in un anno di attività abbiamo offerto circa 21.000 pasti, quindi non c'è stato nessun giorno in cui la mensa non ha funzionato, non ha offerto agli ospiti un pranzo completo. Il Circolo Unione ha voluto tendere una mano, grazie anche all'Inner Wheel, alla mensa di Tommaso qui a Pagani. Un torneo di burraco, tanti partecipanti, avete raccolto dei fondi e poi non si consegna il denaro, ma qualcosa che può essere utile. Noi continueremo come Circolo Unione, essendo il circolo più antico della nostra città, compiamo 120 anni quest'anno, di quest'opera di non di beneficenza, ma di opere di solidarietà nei confronti di persone che probabilmente, anzi sicuramente, hanno bisogno di un segno di tangibile di solidarietà, di amore verso tutti. Professoressa Crudele, l'Inner Wheel non è nuovo a questo tipo di iniziative, tante quelle che sono state organizzate negli anni, ricordiamo anche le donazioni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, in particolare al reparto di pediatria. Perché avete scelto questa volta di sostenere questa struttura? Il 23 febbraio, quando abbiamo organizzato questo burraco, c'è stata veramente una gara di solidarietà. Fondamentali queste iniziative in un momento in cui, lo dicevamo, si vive nel bisogno, qui arrivano persone che probabilmente fino a qualche mese fa stavano anche bene, insomma c'è la perdita del lavoro, ci sono veramente eserciti di nuovi poveri, anche molti giovani laureati che non trovano occupazione. Sì, è molto importante, infatti aver scelto la mensa di Tommaso è stata una scelta mirata. In questo momento è importante supportare persone come Don Flaviano e come tante persone che qui abbiamo incontrato nella mensa, che operano per tutti. Bene, si chiude qui questa edizione di Area Agro, appuntamento la prossima settimana per le vostre segnalazioni, la nostra mail tvisiontv@libero.it.